No, he'll go go. Queste sopracciglia. Adesso è la mia fissa del momento. Mi piace perché sono di due colori diversi e quindi... Non lo vedo. Esprimono diversi lati di me. Cioè? Quali lati? Guarda lei, guarda quella zarbon di merda come si prepara. Buonasera. 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 Battuta sui colori, via. Ben arrivata. Battuta sui colori. Grazie mille. Che bell'entusiasmo. Dai, sì. Non lo so come sono in amore in realtà, perché forse mi sono innamorata, forse no. Posso prendere... L'importante è sapere una cosa. Lo scialle, grazie, il sì, volentieri. Sto cercando la mia favola, un po' strana, fantasiosa. Come si sente? Devo un attimo sciogliermi, capire che cosa sto per affrontare. L'importante è che lei adesso si rilassi. Sì. Un appuntamento al buio, non c'è bisogno che ti sposi. E al resto pensiamo noi. Va bene, grazie mille. Prego. Bel vestito però. Grazie mille. Sono single perché quando le cose iniziano a diventare serie tendo a scappare. Ah, bellissima come cosa. Amo le persone così. Che tipo quando vanno le cose meglio si allontano. Mi piacciono un sacco le persone così. La ringrazio e saremo presto da lei. Anche a lei, grazie mille. Grazie. Oh, speriamo vada un po' male col tizio di adesso, così rimane questa persona. Dopo. Sto probabilmente aspettando una persona che mi faccia sentire tranquilla, mi faccia sentire a casa. Ma hai appena detto... Buonasera, buonasera. Buonasera. Riesce qualcosa da bere? Ma sì, volentieri. Un cocktail, magari? Smettila. Ho bisogno di una persona che sia da una parte capace di tenermi testa, però dall'altra che abbia anche qualcosa di infantile, perché è una cosa che fa parte di me. Comunque, volevo fare... Sembra che non... che ci sia qualcosa che non va, comunque sia... Mi ha sempre fatto un po' strano la frase «Voglio una persona che mi tenga testa». Perché cosa vuol dire? Ti stai proclamando una merda di farabutta e quindi ci deve essere qualcuno che ti combatte? Cosa vuol dire tenere testa? A me piace la complicità. Cioè, io sono una persona... Ad esempio, io sono una persona che sbatte al muro se qualcosa non gli piace. Ma non voglio trovare qualcuno che mi sbatta al muro. Di risposta. Voglio che qualcuno mi aiuti a sbattere al muro le persone che qui, e quindi ci mettiamo assieme, no? Voglio questo, ma mi tenga testa. Non l'ho mai capita come cosa. Mi sembra una frase un po' paurosa. E complimenti per il look. Grazie. Tutto originale, colorato. Grazie mille. Sono Alessandra, ho 19 anni. E ho un coltello rovente nella cintura. Posso toglierlo perché inizia a bruciarmi. Vengo da Monza. Ho appena finito il liceo e sto cercando di capire qual è la mia strada in modo tale da... Non quella dell'assassina, non fare l'assassina. Iniziarla e portarla a termine nei migliori dei modi. Non fare l'assassina. Il mio sogno nel cassetto sarebbe diventare una giovane imprenditrice, una donna che se la può cavare da sola senza bisogno di alcun aiuto. Vabbè, non c'è bisogno, vabbè. Che cosa cazzo è questa cosa? Questa è la donna che ce la fa da sola? Mi definiscono un po' l'anima della festa, mi piace farmi notare, diciamo così, e anche far sorridere gli altri. Come? Buonasera. Buonasera. Ma da dove è uscito quel buonasera? Buonasera. Buonasera. Oh, yeah, yeah. Assassina, lo sapevo. Era appena arrivata. Sì. Grazie. In amore mi piace molto. 19 anni, non 41? Sto a farmi attrarre dalla personalità. Posso... Ma li dimostra malissimo. Prendere il cappotto. Certamente. Sono aperta, diciamo, a tutto. Quindi mi definisco bisessuale in quanto mi piacciono sia le donne sia gli uomini. Vabbè, tutto, due cose. Tutto. Forse non hai capito che di gender ne esistono 14 milioni oggi. Quindi tutto maschio e femmine. Oh, oh, oh. Sei alla punta dell'iceberg, baby. Pronta a tutto. Come si sente? Tutto bene. Cerco sempre di tirare fuori qualcosa di bello, qualunque cosa.
Tipo, cosa ti ha dato di bello da entrare qua? Quindi... questo è un bellissimo modo di pensare e di approcciarsi a un primo appuntamento. Certo. Tu un giorno ti scioglierai. Esatto. Mi piacerebbe incontrare una persona che abbia un mondo dentro da raccontare. E soprattutto che abbia degli orecchini quadrati con scritto show e roars. Farmi sentire di nuove cose. Ma non sapete neanche se vi state simpatiche, è fattibile. Sì, ti piace sì, girare. Ma in realtà ho fatto tante università. Ok. A Bologna faccio un'accademia di music. Non mi fidate mai di delle persone che dicono ok in questa maniera qua. Ok. Ok, che sembra tipo un dottore che gli stai spiegando che cazzo ti fa male la schiena. Guarda, quando mi siedo fa così. Ok, non, nessuno dice ok così. No, fai tipo, oppure, ah sì? Ma non dire, ok, sto assimilando, anche se ce l'ho scordato, ok. O forse sono io che mi... forse sto esagerando. Musical. Bello, sì, no, molto, infatti. Sarebbe okay. Bellissimo se quell'altra persona, se scopriamo cose molto simili tra di noi, tipo, ah, hai fatto questo, anch'io l'ho fatto, wow, fantastico, bello. Okay. E te invece? Ho appena finito il liceo artistico. Ah, però. Io sono preso un anno sabbatico. Adesso sto facendo il corso per diventare soccorritrice. Bellissimo, da una cosa all'altra, saltato di qua, di su. Ti piace tutto, praticamente. Mi piace un sacco di cose. No, anche io sono così, in realtà. La prima cosa che vedo in una persona, che mi colpisce a primo impatto, sono o gli occhi, il sorriso, o se è felice o triste. Sicuramente è come si presenta, quindi magari... E io sono stato fottuto nel mio buco di culo. E lo stile che ha. Sono curiosa di mangiare, di vedere il cibo. Sì. Sono curiosa di mangiare. Boh, io sono un obeso e non l'ho comunque mai detto. Complimenti, sono stato fottuto da una 19enne, bellissimo. Sono curioso di mangiare. Boh. Ok. Sei una mangiona. Io adoro il cibo. Ecco, perfetto. Anch'io. A me piace un sacco il cibo, mi piace mangiarlo. Perché tu no? Tu sì? Qualche problemino. Già, cioè ho un rapporto proprio di amore e odio. Ok. L'idea di ritrovarmi... Cioè? C'è un giorno bulimica, l'altro anoressi, che succede? A tavola con una persona che non mi conosce, quindi che non conosce il mio problema, un po' mi preoccupa. Oh merda. Perché... mi sento sempre in dovere di dire che ho un problema con il cibo. Oh merda. Vorrei subito sembrare una rompiscatole. Ma questo rapporto odio-amore, ma da sempre l'hai avuto? Ma da piccola era... Non è molto curiosa di mangiare, lei. Troppo amore, forse. Ok. Il cibo. No, mangiava assai, vuol dire. Nel senso che mangiavo tanto. Il mio rapporto col corpo e con il cibo è sempre stato un po' difficile. Anche il mio, sorella. Ho sempre avuto persone che in qualche modo commentavano se mangiavo troppo, se mangiavo troppo poco. Così poi vedi il tuo corpo che cambia, quindi anche la tua mente cambia. Cioè, quando vedo un piatto di qualcosa dico, oddio, cioè c'ho sempre senso di colpa quando lo mangio. Che brutto. Io non ho niente di tutto questo. Adesso il mio rapporto col cibo è sempre un rapporto difficile, perché non è mai sereno. Per me è sempre una... Ok, minore. Ok, Matteo BGN, ok. Sfida. Adesso mangio, mentre prima non lo facevo. Mi dispiace, mi mangio sempre un po' male. No, tranquillo. Però, anzi, no, mi fa piacere che sei sensibile anche sull'argomento. Su queste cose, sì, assolutamente, queste cose qua, sì. La chiave della felicità di coppia per me credo sia condividere la vita con l'altra persona, fare esperienze in comune. Vero? Cioè, la seconda di una coppia funziona è fare esperienze in comune? Ok, strano, ok. Di salmone, e questo è per lei. Grazie, veramente. Aiuto! Niente. Avendo ognuno comunque la propria vita. Ma invece, per quanto riguarda le relazioni... Sì, con un ragazzo, un uomo. Ok. Ok, è molto più grande di me, quindi è stata una relazione un po'... aveva già, diciamo, una famiglia. Se lo dici la terza volta sono finito, perché devo fare ancora peggio e già questo mi ha fatto malissimo alla gola. Quindi, cioè, non era sposato, ok, però aveva già il suo vissuto. Non penso di... Spiega di peggio. ...aver mai sofferto veramente per qualcuno. Tendenzialmente sono io che
Che fai soffrire. Ad un certo punto prendo paura. E te ne vai. E quindi me ne vado. Te ne vai. Fa ridere come cosa. Anche ho avuto una relazione. Anche questa persona. Se non dici ok, non continuo, puttana. Ok, ok. La più grande. Era una ragazza. Mm-hmm. E nulla, poi ovviamente. Ho avuto una storia importante. È finita perché avevamo pareri discordanti e strade diverse da intraprendere in quel momento della vita. Tutto molto condivisibile. Anche tu, l'età comunque conta. Conta perché sono un sacco di esperienze in più, cioè è inutile. È quello. In realtà nemmeno io ero molto interessata, cioè molto spesso non trovo quella persona che prendesse molto, quindi lasciavo stare. Certo. Inutile illudere. Da quando è finita la mia ultima storia ho cominciato a essere molto libera, avere un bel po' di frequentazioni, perché sono una che si stanca anche abbastanza spesso, quindi ho bisogno di una persona molto dinamica che mi convinca davvero tanto. Nulla, io sono assolutamente aperta a qualsiasi altra emozione, coinvolgimento di questo genere. Secondo me non è vero. Però non lo cerco, cioè, se viene, certo. Viene, se no sto benissimo così. Sono convinto pochissimo, sono...